I grandi totem, le opere di Adolf Vallazza viste attraverso l'obiettivo di Gianni Berengo Gardin, fotografo di fama internazionale che all'artista gardenese ha dedicato decine e decine di scatti e alcuni volumi monografici. E la mostra è inaugurata ieri alla Galleria Civica di Piazza Domenicani a Bolzano, organizzata dal Comune del Capoluogo e dall'Associazione Artisti della Provincia di Bolzano per omaggiare Adolf Vallazza, nato il 22 settembre 1924 e che proprio grazie all'arte e al lavoro quotidiano, dice, riesce a mantenere un'invidiabile vitalità fisica e intellettuale. Ha tenuto giovane la voglia di lavorare. Certo, la salute è importante, quella per fortuna ce l'ho, è la costanza di continuare. Io, se posso andare giù tutti i giorni a lavorare, comincio a diventare nervoso e lunatico, è proprio dentro nel mio carattere. Io esprimo tutto il mio tempo nell'arte, non c'è cosa più bella. Guarda, le dico a ognuno che vuole cominciare l'artista ed artista, che l'artista è la materia più bella del mondo, perché deve soffrire, deve avere la pazienza di maturare e cercare di dare il meglio di se stesso. Fino alla fine di ottobre in rassegna preziosi scatti in bianco e nero che il fotografo Gianni Berengo Gardin ha dedicato a Vallazza e una ventina tra totem e troni realizzati dall'artista gardenese, al quale anche un critico e curatore di fama nazionale come Danilo Ecker ha voluto tributare un omaggio. Vallazza è un artista tutto tondo, un artista di grandi dimensioni, che ha un'infinità di riferimenti, di richiami, che si ispira e comunque lavora accanto ai grandi maestri del passato, da Picasso a Duchamp, a tutti i grandi artisti che hanno seguito e hanno segnato la storia del Novecento. La mostra propone anche la visione di un documentario sulla carriera di Adolf Vallazza e frammenti video dello spettacolo che il Festival Bolzano Danza gli ha dedicato nei mesi scorsi. Carriera quella di Vallazza partita dall'artigianato e sfociata con un senso di liberazione nell'arte. Passato tutte le difficoltà, ho lavorato 30 anni artigianato, ho fatto le Via Crucis che era il boom dell'America degli anni 60. Non devo lamentarmi di quel periodo perché ho guadagnato bene, ho potuto costruirmi una casa, queste sono cose belle. Però partivo perché io avevo intenzione di cercare forme nuove, no? Andavo alle biennali che mi davano la carica di quegli anni dopo la guerra. Vedevo che ci sono tante possibilità di uscire dall'artigianato, no? E ho avuto la forza, forse il talento, senza dubbio, di andare. Ho cercato anni e anni e finalmente col vecchio legno ho trovato il massimo della mia personalità.